Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parleremo di un altro spin-off, perché ormai mi sto recuperando praticamente tutto e come potete vedere sono in pigiama, ma se faccio schifo dovrebbe essere un pregio per chi guarda recensioni. Basta vedere chi è famoso e fa recensioni, insomma. Come al solito io giudico in base a tre cose: trama, personaggi e obiettivo, e quest'oggi si parla di The Walking Dead, The World Beyond, cioè il mondo dopo la fine. Allora, questo è uno spin-off che è iniziato con, secondo me, neanche un obiettivo ben preciso. Sembrava quasi appunto un Tales The Walking Dead, una storia a sé stante con cazzi e mazzi. Poi è uscito fuori qualcosa che spiega quello che è la sparizione di Rick durante l'ottava, nona stagione, quello che era, insomma, non mi ricordo molto bene, di The Walking Dead base. E infatti nella seconda stagione, piccolo spoilerino che però c'è nella copertina, quindi non è uno spoiler, si vede la tizia che porta Rick da questi, che se vi ricordate bene è la tizia della discarica, insomma una zingara. E possiamo andare avanti con la trama. La trama della prima serie, cioè della prima stagione, è abbastanza monotona, è anche un po' inutile in un certo senso, solo che ti fanno vedere un po' come funziona la Civica Repubblica, che sono quelli che hanno preso Rick, e anche gli stessi che della tizia che si innamora di la tizia che fa tipo le interviste in Fear the Walking Dead, e che è tutta nascosta, è tutto il resto, insomma, cazzi e mazzi. Ma comunque nella prima non succede chissà che, ti fanno solo vedere che molta gente in questa specie di organizzazione è abbastanza corrotta e stronza, e sono anche un filino nazisti, che poi fa ridere perché The Walking Dead mi piace questa cosa che fanno vedere come la Civica Repubblica, che quindi dovrebbe essere una repubblica bella, la Repubblica, tutto il resto, è un infame, cioè, organizzazione di stronzi nazisti, quando invece il regno, per dirvi, che era una monarchia nel vero senso della parola, era bello. Quindi mi piace un po' come facciano vedere anche il fatto che non esiste solo la democrazia e la repubblica come stile di vita, cioè non è che le cose funzionano solo in un modo, dipende sempre da chi c'è a capo. E comunque possiamo andare avanti con la trama. La trama parla di queste due sorelle, che a dir la verità solo una è figlia del padre che cercano, che è uno scienziato, perché l'altra è stata adottata in quanto la madre è morta all'inizio, e quindi è stata adottata dallo stesso padre e è cresciuta, quindi diciamo che sono sorellastre, ok? E andando avanti, il padre sparisce, viene portato via, è vivo perché comunque ricevono dei messaggi. Però loro lo vogliono rincontrare, gli rode il culo ovviamente che sia andato via così, un po' alla fretta e in furia. Quindi cercano il modo di scappare da questo posto e andare a cercarlo. Convincono un tizio che è uno delle guardie, che però è uno buono, non è uno stronzo, che l'aiuta ad andare lì, e anche una tizia, che è più o meno la stessa cosa. E andando avanti, diciamo, la prima stagione è solo un'introduzione di personaggi, anche un pelino basilari, che però in un certo senso ci sta e metterò in conto, perché sono ragazzi, ragazzi che sono stati abituati anche bene, perché comunque loro non hanno mai vissuto fuori, nonostante tutto erano piccolissimi quando è successo il tutto, perché sono stati subito mandati in questa comunità. Quindi la prima stagione, diciamo, che è tutto un fatto che loro sono quasi un fardello per le guardie che invece li portano in questo viaggio. E nella seconda stagione invece, che arriva anche la tizia della discarica, si trovano un sacco di cose un po' più carine, in un certo senso, cioè comincia a essere interessante, a spiegare di più sulla Civica Repubblica, il fatto del perché, che cosa fa la Civica Repubblica, perché è così nazista, che sotto sotto diciamo che loro sono tipo il fine giustifica i mezzi, perché comunque cercano di salvare l'umanità, ma lo fanno senza mezzi termini, quindi cioè se devono ammazzare, fare genocidi oppure cose del genere, non si fanno domande. L'unica falla che ho trovato nella trama è che
Nelle altre parti, cioè dove si vede la Civica Repubblica, quindi in Fear the Walking Dead e in The Walking Dead, sembrano tipo tizi ultra nascosti, ultra tipo la CIA, cazzo, che non puoi neanche sapere della loro esistenza, altrimenti ti sparano. Mentre qui fanno proprio i granduomini, arrivano con elicotteri, hanno pure comunità che sanno della loro esistenza, le peggio cose, cioè proprio si fanno vedere in bella vista, fanno casini in un modo allucinante. È vero che anche qui cercano un minimo di ammazzare i, diciamo, i superstiti che possano raccontare queste cose, ma neanche ci si impegnano poi così tanto, perché infatti il fatto che poi lo vengano a scoprire, perché si sa, lo vengono a scoprire dei ragazzini, spiega molte cose. Comunque la trama è più o meno questa, quindi è un'introduzione della Civica Repubblica e di quello che poi sarà successo a Rick. E quindi diciamo che per la trama principale di chi segue The Walking Dead e vuole scoprire che cazzo è successo a sto Rick, può essere utile, lo ammetto. Quindi la trama io gli darei un 7, perché comunque la prima per me è da 5, la seconda già è un voto un po' più alto perché è carino, introducono un bel po' di cose, ti fanno capire un sacco di cose, quindi mettiamo un 8 per dirvi, e quindi una media di un 6,5-7 per dire. Quindi facciamo 7, mi sento buono oggi, perché comunque non sono stato troppo deluso, l'ho appena finita di guardare. E possiamo andare avanti con i personaggi. I personaggi nella prima stagione vengono esplorati un po' come appunto quello che sono, quindi dei ragazzini, non ti ci affezioni troppo, ti affezioni più alla guardia che è Phyllis, che li porta in giro, che ha altre cose, perché comunque è molto più interessante lui, molto più fico, è l'unico che sa fare le cose. Diciamo che ecco, per il restante sono personaggi non troppo sciapi, ma neanche, cioè sì, sono sciapi, ma sono sciapi per un motivo e quindi li giustifichi. Nella seconda invece cominciano a prendere più piede. Anche qui purtroppo ci sono personaggi introdotti giusto per farli morire, come sempre, che è una cosa che un pochino mi dà fastidio, perché cioè ragazzi, parliamone. Ci sono alcuni personaggi che non gli puoi dare tutta questa importanza se poi me li fai morire come dei coglioni, perché altrimenti non sono importanti per la storia. Cioè, molti mi dicono, ma può succedere anche che il più figo di tutti si fa mordere e vaffanculo. Certo, ovviamente, ma dammi un'importanza a questo personaggio nelle cose prima, o perlomeno anche nel gesto di farsi uccidere. Cioè, me lo fai veramente morire in un modo stupido così e mi fai proprio calare il personaggio. Ci può stare, ripeto, ma ci sono, ecco, momenti in cui io reputo, anche a livello soggettivo, lo ammetto, che sono più giusti per far morire il personaggio e magari loro li evitano e poi li fanno morire due puntate dopo in un modo totalmente del cazzo. Cioè, a sto punto fammelo morire come Cristo si deve. E qui invece c'è anche una morte a fine della seconda stagione di un personaggio che prima viene amato, poi odiato, poi amato, poi odiato, vabbè, insomma, un po' così, che invece ho apprezzato molto e ha un senso anche di redenzione molto bello. Quindi come personaggi io gli darei un 7, dai, un 7, ci può stare. Andando avanti, parliamo dell'obiettivo. L'obiettivo secondo me non era molto chiaro all'inizio, però comunque era quello appunto di spiegarti cosa è successo a Rick, introdurre la Civica Repubblica come nuovo villain della prossima, forse anche, stagione di The Walking Dead, perché comunque potrebbero essere loro i prossimi cattivi, o dei film che stanno per uscire, perché non so se sapete, ma stanno per uscire 3 film targati The Walking Dead, uno di Rick e Michonne, uno di Daryl a Parigi, perché, boh, però a noi per ora sta bene, poi vedremo come lo giustificano. E poi anche di Maggie e Negan, che vanno a fare amichetti per sempre adesso, non so perché, però comunque aspetto prima di giudicare, sono un po' solo curioso di capire come giustificano queste cose.
come obiettivo appunto di questa serie era spiegare la Civica Repubblica e diciamo che ecco, nella prima ci sono... hanno perso un po' troppo tempo. Nella seconda ci sono riusciti abbastanza bene. Cominciano a capirsi molte cose sulla Civica Repubblica che è rimasta molto nell'ombra per ora, nelle altre serie. E quindi sono, diciamo, abbastanza contento. Possiamo dire che è un obiettivo da 8, dai, ci può stare, non è male, ve la consiglio se volete scoprire di più sulla Civica Repubblica. L'unica cosa che mi dà veramente fastidio è che, non so se ci avete fatto caso, questo succede un po' in tutti i The Walking Dead, è l'enorme presenza di divisioni del gruppo. Cioè, si vede proprio che vogliono far dividere il gruppo ogni due puntate, così da prendere minutaggio della serie per dilungare il tutto. Cioè, se il gruppo è tutto insieme, io faccio inquadrature, faccio, insomma, una storia lineare con tutti insieme, e così facendo finisco prima la storia. Mentre se li faccio dividere, faccio prima la ripresa di quello che sta in Culogna, quell'altro che sta qui, quell'altro che sta lì, ed ecco che vado a prendere molto minutaggio. E secondo me molte volte questo non ha senso, perché primo, penso che anche come in tutti i film horror che tutti quanti vediamo, dividersi è la cosa peggiore. E qui lo fanno molte volte non perché costretti, che lì pure molte volte sono costretti da cose che fanno ridere, tipo uno zombie in mezzo, oddio ci dobbiamo dividere, ah! E se ne vanno e si dividono. È uno, non so 100.000, però vabbè. Oppure altre cose tipo, che ne so, mi va di andarmi a prendere una merendina, quindi penso che andrò in, non lo so, a Filadelfia. E sì, cioè, ci dobbiamo dividere, mi dispiace, devo andare a cercare mio cugino che non so se è morto e lui ha le mie merendine. Quindi mi dispiace, ci dobbiamo dividere, adesso faranno una storia lunghissima prima che ci possiamo rivedere, e questa cosa mi fa un po' rodere il culo. Perché appunto... alcune volte ti rompe un po' le palle vedere queste cose. Se non ci fossero state queste cose, avrei dato anche di più a questo spin-off, che forse regge quanto Fear the Walking Dead per ora. E vi consiglio comunque di non farvi scoraggiare dalle prime puntate, che purtroppo sono un po' noiosette. Però poi spiegano un bel po' di cose, quindi per chi ama la serie, appunto, come ho detto, ci sta. Quindi, il voto finale della serie io direi che è un 7,5. Ci può stare. E appunto ve la consiglio. Ci vediamo venerdì con il doppiaggio di The World Beyond. Bye bye!